Siamo in libreria, abbiamo appena comprato i lotofagi di Omero in una scatola che contiene 1 grammo di canapa legale. Adesso apriamo e la proviamo. Cari amici, dopo l'acquisto passiamo alla cosa più interessante, cioè il consumo. Vi ricordo che abbiamo comprato i lotofagi, una lettura dall'Odissea di Omero, un fascicolo di storia letteraria più 1 grammo di canapa legale. Questo prodotto è in vendita in tutte le librerie, noi l'abbiamo comprato a 2 passi dal Duomo di Milano. Sul bordo leggiamo un divieto di fumare la canapa, e anche un divieto ai minori di 18 anni. Per le informazioni sul prodotto rimanda all'interno. Adesso l'apriamo, vi faccio vedere cosa c'è dentro. Questo sarebbe il libro, come vedete è assai poca cosa, si direbbe una pura semplice scusa per vendere il grammo di canapa legale, ricordo. Questa è la canapa. Adesso la apriamo e la rolliamo. Questo è il foglietto illustrativo, io l'ho già letto. Vi dico solo che dice che non è, queste infiorescenze non sono destinate al consumo umano, quindi non fate quello che noi stiamo per fare, e che sono per uso tecnico e o da collezione, cosa che risulta a dir poco bizzarra, da collezione. Ma chi volete che collezioni grammi di canapa? Apriamo la confezione nera, se ci riusciamo. Un po' complicato, ecco qua. Questo è il grammo di canapa legale, ripeto, non destinata al consumo umano, ma di fatto tutti la comprano questo scatolino per fumarsi questo grammo. Il dottor Matteo Sacchi adesso La parte tecnica, come da istruzioni. va a rollare il grammo contenuto nei lotofagi. Vi leggo qualche altra istruzione. Manualità un po' persa nel corso degli anni, ma insomma. Vietata la vendita ai minori di 18 anni. Un uso improprio di plantasia, che è la confezione diversa da quelli indicati, comporta il divieto di mettersi alla guida di veicoli. E le informazioni: in Italia la coltivazione di canapa sativa è consentita, purché la quantità di THC non sia superiore allo 0,6%, e qui siamo allo 0,2%, quindi siamo nella norma. In generale, in Italia la canapa sativa legale è ampiamente utilizzata in campo industriale, tecnico, tessile e alimentare, perché qualcuno ci fa le torte e quant'altro. Il cannabidiolo o CBD è un principio attivo presente in tutte le piante di canapa. È stato individuato dal biologo e chimico israeliano Rafael Meculam. È privo di effetti psicotropi, non altera lo stato d'animo, la percezione e le funzioni cognitive. Il CBD non è sottoposto a restrizioni legislative e ha proprietà terapeutiche riconosciute, questo è vero. Quindi il THC è nella norma, il CBD è a 19%, è tanto. È un livello abbastanza alto, è considerata una sostanza che ha essenzialmente effetti calmanti e non dannosi, quindi dal punto di vista della norma è più che accettabile. C'è l'escamotage di dire che non andrebbe fumata, ma è chiaramente un escamotage, insomma, mi sembra difficile considerarlo diversamente. E adesso andiamo nell'apposita stanza fumatori, Non perché vogliamo essere multati dai. non vogliamo essere multati. Abbiamo passato il prodotto al dottor Gnocchi, che può testarlo. Ci sentiamo tra pochi minuti. Cari amici, ecco quali sono stati i risultati dell'esperimento. L'unica cosa veramente lisergica è Omero. La canapa onestamente non mi ha fatto girare la testa, non ha avuto nemmeno l'effetto dei fiori di loto
sui lotofagi e sui compagni di Ulisse nell'Odissea. E mi sono però venute le vertigini a causa dello sforzo provocato dai caratteri impossibili, troppo piccoli per chi porta gli occhiali. Ma comunque, lo scopo di questa operazione commerciale totalmente legittima è la normalizzazione della canapa legale, mostrando come certe sostanze abbiano sempre fatto parte della nostra storia collettiva, e dall'altro andare verso una piena liberalizzazione. Su questo punto ognuno ha le sue opinioni, la mia è questa, cioè che un simile prodotto è estremamente ingannevole e sdogana la canapa con la scusa della cultura. Fare cultura però anche sulla canapa credo sia un'altra cosa. Il tredicenne medio, come risulta peraltro da una ricerca serissima fatta in 26 paesi dell'Unione Europea, è indotto a pensare da questi accostamenti, il libro, la canapa, è indotto a pensare che la fumare sia o mangiare la marijuana nei tortini e in altri cibi sia un fatto del tutto normale, come bersi una Coca-Cola. Invece la cannabis venduta per strada, che è poi quella che acquistano gli adolescenti, è tutta un'altra cosa. Anzi, di recente è stato constatato che c'è una forte crescita del THC, cioè l'acido che causa il rilascio di dopamina, che genera la sensazione di piacere cannabinoide. Quindi la marijuana può essere pericolosa, interferisce con la maturazione cerebrale, crea deficit di attenzione e memorizzazione e infine può influire sullo sviluppo della personalità. Sdoganare la canapa in questo modo superficiale è una legittima operazione commerciale che però non è inutile ammantare di un significato culturale che proprio non ha. Naturalmente la marijuana serve anche per curarsi, questa è cosa risaputa, e forse mettere in luce altri aspetti della canapa sarebbe migliore, cosa migliore.